Pace e bene a tutti. Bentrovati. Bene, oggi di quale frutto, di quale aspetto parleremo? Del dominio di sé. Quindi stiamo percorrendo questo cammino che ci sta aiutando a riscoprire il frutto della presenza dello Spirito di Dio nelle nostre vite e della nostra collaborazione con Lui. Quindi lo Spirito Santo produce in noi questo frutto meraviglioso nel tempo, esercitandoci, che è il dominio di sé. Cos'è il dominio di sé? Diciamo che è il sapersi governare, è il saper dirigere emozioni, passioni, desideri secondo il bene. Potremmo dire, pensate, non so, ad esempio ad una macchina potente, ad una moto, che cosa necessita? Non solo che sia buona, ma che tu la sappia guidare e che anche abbia dei buoni freni perché al momento giusto tu sappia rallentare. Quindi entriamo nel mondo del dominio di sé, un mondo bellissimo, ma penso che prima di tutto sia bene chiarirne la bellezza. Secondo punto, come ci aiuta Dio in questa lotta. Terzo punto, giusto qualche input per il vostro lavoro su voi stessi. Quindi primo punto, perché è così importante ed è qualcosa di bello? Ed è importante coglierlo, perché se non capiamo la bellezza non lo desideriamo neanche. Tenete conto che il dominio di sé forse suona male ad alcuni. Perché? Perché viviamo in una cultura dove generalmente si esalta molto la spontaneità, una sorta di fai quel che senti, che è un po' pericolosa, perché ci sgancia da qualsiasi verità. Esempi di consigli luminosissimi, per così dire, sentiti in giro. Ma sì, ma lo fanno tutti, ma fallo anche tu. Ma ti vanno male le cose in famiglia? E vai con un altro, un'altra, tanto che male c'è? Vai, fallo. Senti di fare, vai tranquillo. Lo so, l'onestà al lavoro, ma sì, ma che ti fai sti problemi? Fai, non ti preoccupare, fai passare in nero, vai tranquillo, fanno tutti così. Oppure, non so, quando sei più giovani, ma sì, stanotte in discoteca hai conosciuto uno, ma sì, una nottata insieme, ma che vuoi? Vai, fallo, tranquillo, lo fanno tutti, vai. Non so, inizia a fumare, vuoi fumare un po' una canna? Ma sì, una canna, cannone, trick e track, bombolone, quello che vuoi, ma vai tranquillo, non ti fai quello che senti. Ora, qual è il punto? Che poi con questa cultura capite bene che ogni tanto sentiamo delle sparate in giro per il mondo di proposte di legge assurde, cioè. Beh, c'è il problema della droga, che facciamo? È un problema serio, c'è lo spaccio, che dobbiamo fare? Liberalizziamola, così almeno non c'è più il problema. C'è il problema della prostituzione, è un problema serio, c'è la tratta, che facciamo? Liberalizziamolo, insomma, facciamo le case che scontrini, così almeno siamo. Cioè, detto simpaticamente, noi pensiamo spesso che la felicità si possa avere sdoganandoci senza regole, senza ordine, senza imparare a dominarci, senza così né capo né coda. La domanda è: ma la persona umana funziona così? Allora ci chiediamo tutti quanti. Ma è veramente così? Cioè noi senza verità, senza disciplina, siamo davvero felici, siamo davvero liberi? Sapete, questo modo di pensare, ingannevole, perché non è così, ha una origine molto antica. Sapete chi è stato il primo pensatore che l'ha introdotto nella storia? E che corsi e ricorsi si presenta sotto varie forme? Libro, bravissimo, qualcuno l'ha detto, Libro della Genesi. Il serpente era la più astuta di tutte le creature. Andò dalla donna e disse: ma è vero che quello là, Dio, vi ha detto che non potete fare niente qua, insomma, che non si può fare nulla? Eva: no, qua possiamo fare tutto, però c'è l'albero della conoscenza del bene e del male, quello non lo possiamo né mangiare né toccare, se no ci ha detto che moriamo. Quello è furbo. Ascolta me, che magna, eh? Magna, magna, tranquilla, mangia, tranquilla. Così diventate come lui. Vabbè, Eva prende questo frutto, va ad Adamo, Adamo cervello assente, né A né B, così la moglie arriva, tipo alcuni mariti, va in automatico, benissimo, tutti e due mangiano, disastro. A caduta, il peccato originale, Dio che si deve fare uomo per salvarci, insomma, un disastro. E la domanda sorge spontanea: ma pena mela, tutta sta confusione. Dici, mazza. Il punto è, ma io ho parlato di mele prima? No. Bene. Allora dobbiamo capire cosa ci vuol dire la Bibbia, perché c'è una cosa molto profonda, detta con un linguaggio simbolico, mitico, ci sta dicendo una verità seria. La tentazione che si ripropone in tante forme di cultura e modi di pensare è semplice: fai quel che vuoi tu. Però
Prendere dell'albero del bene e del male vuol dire nel linguaggio ebraico scegli tu quello che è bene e quello che è male per te. Sganciati da qualsiasi verità. Scegli tu nella vita cosa vuoi fare. Fai quello che senti, così sei come Dio. Risultato? Disastro. E per capirlo basta che ci guardiamo attorno e guardiamo ad esempio il telegiornale. Bene, se è una persona che non ha dominio di sé è felice, perché allora quando sentiamo il telegiornale vediamo violenze? Tante volte frutto di persone immature che non hanno imparato a gestire l'affettività. Persone in carcere che quando prendono consapevolezza si chiedono ma com'è possibile che io per 5 minuti di rabbia abbia ucciso una persona? Ma che mi è successo? Giovani che già 15, 16, 17 anni sono incastrati nelle dipendenze da videogiochi. Persone adulte che si sono invischiate in dipendenze da alcol e quant'altro. Allora la domanda è, non è vero che per essere persone felici possiamo squadernarci così senza né capo né coda? E infatti San Paolo, quando parla di dominio di sé, usa un termine tanto caro ai greci, che è enkrateia, che sarebbe termine greco, che nella Bibbia non c'è mai. San Paolo lo usa scrivendo alle comunità greche, perché i greci lo usavano tanto questo termine, i filosofi che non erano cristiani, per indicare proprio la vita virtuosa. Cioè i filosofi, i pensatori, già di secoli dietro, hanno scoperto una cosa, che la base per stare bene con noi stessi è una vita virtuosa, è imparare a scegliere ciò che è bene. Ma noi ne abbiamo un motivo in più per farlo, e ce l'ha detto San Paolo. Ci dice, io faccio una palestra dello spirito, cioè non faccio come i pugili che piglio a pugni l'aria, io faccio un duro allenamento su me stesso, perché? Perché ho una meta da raggiungere, ho una missione da compiere, ho delle persone da amare e da salvare in Cristo. Cioè il dominio di sé non è una serie di sforzi per sentirci bravi, precisi, realizzati. Certo, ti fa pure stare meglio, ma abbiamo un motivo in più. È la missione che Dio ci ha affidato, è custodire chi abbiamo accanto. Un racconto ebraico dice che ognuno di noi è come un messaggio, una lettera d'amore che Dio ha inviato sulla terra. Ognuno è una missione unica e ripetibile, un messaggio da portare a tanti altri, ma se non impariamo a governare bene noi stessi, a gestire noi stessi, possiamo dire che questa lettera forse non arriverà a destinazione come Dio ha sognato. Mi viene in mente la testimonianza di una mamma, per dire quanto è serio, no, ciò di cui parliamo, poi velocemente passiamo al secondo punto che sarà più breve. Una mamma che raccontava, o meglio una figlia, un'esperienza per dire il dominio di sé. Questa mamma in un momento di ira, di rabbia, forse accumulata nel tempo, una volta disse alla sua figlia piccolina di 4-5 anni, magari tu non fossi mai nata, ti odio. Questa bambina, crescendo, disse, a me si incisero nel cuore queste parole, al punto che io crescendo coltivai una rabbia, un astio verso mia madre, che come ebbi un'età sufficiente iniziai a fare tutto l'opposto di quello che lei mi aveva detto e lo facevo apposta per colpirla con i miei errori, fino a quando non ho avuto la grazia di incontrare Cristo e ho iniziato un cammino di perdono e di riconciliazione che mi ha portato a riconciliarmi con la mia storia e con lei. Perché ve la racconto? Perché il dominio di sé è una cosa seria. Allora facciamo un secondo passo breve. Bene, come ci aiuta lo Spirito di Dio in questa lotta? Perché noi sappiamo bene che è una lotta seria. E San Paolo la mette in luce e dice, io dentro di me sento la legge del peccato. Che è sta roba qui? È un modo di esprimersi che dice, io sento dentro di me qualcosa che mi tira al basso, una tendenza alla cattiveria, all'egoismo, che è qualcosa che io sento dentro di me. Per risolvere questa cosa qui non bastano solo le regole e la buona volontà, aiutano. Ma ci rendiamo conto che a volte sappiamo qual è il bene, ma non abbiamo la forza di compierlo. Allora San Paolo ci dice, chi mi libera da questa condizione? Lo Spirito di Dio mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E in Galati dice, camminate secondo lo Spirito, vi ricordate? E non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Vuol dire che lo Spirito di Dio viene in nostro aiuto, coltivando la preghiera, la cura dell'interiorità, i sacramenti, la confessione, cioè attingendo a Lui. Lo Spirito di Dio cosa fa? Man mano scioglie queste forze che ci tirano al basso, ci aiuta a gestirle, viene a corroborare la nostra volontà perché possiamo diventare capaci di scegliere il bene. Per questo è meraviglioso coltivare il rapporto con Lui. Terzo e ultimo passaggio e concludo. Bene, qualche pista
così di lavoro su noi stessi, diciamo così, qualche piccolo colpo di luce o mesh non ai capelli ma ai pensieri. Bene, per dominare noi stessi vuol dire, miei cari, esercitarci su tutte le dimensioni del nostro essere persone, ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Prendere contatto con tutto noi stessi. Quindi che vuol dire? Ad esempio, i desideri. Sant'Agostino diceva: quanto soffriamo per i nostri desideri, se quando desidero qualcosa non è buono per me. Allora, tante volte chiederci: ma questa cosa che vorrei, questa cosa che chiedo al Signore, ma è davvero bene? È davvero un bene per me? Immaginate una persona frustrata perché da piccolo voleva comprarsi la Ferrari e non è arrivato a comprarsi la Ferrari, scusate l'esempio proprio misero, però dici: arrivi e soffri come un cane perché non c'hai la Ferrari. Scusa, ma qual è il problema non c'hai la Ferrari? Giusto per capire, te salva la Ferrari? Ci va in paradiso? Per dirvi, prendere contatto con il nostro mondo interiore. Questo vuol dire, ad esempio, prendere contatto con i nostri pensieri. Ve lo sto dicendo tante volte, ma è fondamentale. Vi faccio un esempio semplice. Una persona inizia a rimuginare un torto che ha subito. Ci pensa la mattina, il pomeriggio. E che succede? Che vi succede quando pensate a qualcosa di brutto? Come vi sentite? Male. Cioè inizi a sentire, a salire nervoso, inizia a farti paonazzo in faccia, inizia a fare le cose tutto. Magari arriva una, sei stato solo tutto il giorno, ma solo con questo pensiero. Arriva una persona, ti vede dopo un po' e dice: ma che ti è successo? Niente, lasciami stare, oggi non è giornata. In realtà non è successo nulla, ma tu tutto il giorno ti sei accompagnato con un pensiero negativo con cui hai dialogato con la tentazione e ti sei lasciato togliere la pace. Quindi governare se stessi vuol dire imparare a gestire il mondo dei pensieri. Noi non siamo i nostri pensieri, abbiamo i pensieri e dobbiamo imparare a gestirli. E questo può anche voler dire imparare a dominare se stessi, vuol dire imparare a dominare la lingua. San Giacomo dice: l'uomo perfetto non manca nel parlare. La lingua, dice, è un piccolo membro, ma è come il timone di una nave. Ti dirige tutto. È come un piccolo fuoco, può incendiare il cuore o dar fuoco a una foresta. Miei cari, quante volte ci rendiamo conto che pensiamo: mamma mia, non avessi detto quella cosa. Una parola non detta la puoi sempre dire, due parole dette non le prendi più. E quindi chiacchiere, chiacchiericci, sparlatine, parole di troppo, parole a fiume, imparare a gestire, sorella, lingua. E ancora tutto il mondo degli affetti, delle emozioni, imparare a gestire la rabbia, la paura, l'ansia. Qua siamo a livello umano, non siamo a livello spirituale, ma imparare a prendere contatto e a gestire questo mondo meraviglioso. E infine ciò che coltiviamo dentro che diventa azione. Concludo con una piccola frase di San Tommaso Moro e poi vi lascio con una piccola storia. San Tommaso diceva: prima di agire pensa, prima di pregare possibilmente, prima di pensare possibilmente prega. Noi a volte che facciamo? Partiamo in quarta, poi casomai pensiamo: mamma mia che ho fatto, e poi preghi: Signore mio perdonami. Ecco, imparare un po' a chiederci, che siano pensieri o azioni, ma questa cosa da dove viene e dove mi porta? Concludo, miei cari. Una volta c'era un eremita e andarono a visitarlo un po' di persone. Allora gli chiesero: ma tu che cosa fai durante il giorno? E lui disse: io lavoro, prego innanzitutto, lavoro e poi cerco di domare un po' di bestie selvatiche che ci sono. Tutti guardano: ma tu sei solo qua? Dove sono queste bestie? Sapeste, qua ne ho di bestie. E disse: devo domare due falconi, due aquile, tenere due conigli, vigilare su un serpente, caricare un asino e sottomettere un leone. Questi guardano: ma dove sono tutti questi animali? Che è impazzito l'eremita? E l'eremita, sorridendo, li guarda e gli dice: questi animali li abbiamo dentro di noi. I due falconi si lanciano soprattutto ciò che si presenta, buono o cattivo. Devo allenarli per dirigerli sulle cose buone, sono i miei occhi. Le due aquile con i loro artigli feriscono e distruggono. Devo allenarli perché si mettano a servizio solo del bene, sono le mie mani. I conigli vanno dovunque gli piaccia e mi portano a schivare le situazioni difficili. Li devo insegnare a saper stare nelle situazioni anche quando si soffre, sono un po' i miei piedi.
La cosa più difficile è domare quel serpente che si trova chiuso in una gabbia con 32 sbarre. È la mia lingua. L'asino è molto ostinato e non vuole mai fare il suo dovere, è pigro e cocciuto, è il mio corpo. Finalmente devo imparare a domare il leone, che vuole essere re, vuole essere sempre il primo, vanitoso e orgoglioso. Questo è il mio cuore.